fretta al terreno, speriamo che finisca in fretta. Questa sosta per le nazionali, perché va bene una partita, va bene due, ma tre partite delle nazionali, dal mio punto di vista in questo periodo dell'anno sono veramente troppe. Sono troppe, per esempio, prendete il Bayern Monaco, che sta per vivere la fase finale del campionato, dove potrebbe evidentemente andare a giocarsi tutto, no? La Champions, il campionato tedesco. Ha perso Lewandowski per un mese. Da queste parti ne sappiamo qualcosa, perché la nazionale nigeriana ha tolto al Napoli Osimhen per diversi mesi. Allora non è che con questo voglio dire che le nazionali non ci devono stare, col solito cliché, ma le nazionali, però bisogna effettivamente rimodulare un calendario che spezza i ritmi di un campionato che si stava facendo per tante squadre davvero intrigante. Detto questo, tra un attimo, come detto, con Umberto Chiarello possiamo anche andare anche con i primi ospiti di questa trasmissione, perché tra una settimana esatta c'è Juventus-Napoli. C'è la partita che, sì, è vero che la Juventus è il derby col Torino, sì, è vero che il Napoli è il Crotone, però sembra un po' l'antipasto, no? Sembra un po' un sabato leopardiano, il giorno prima della festa. Poi bisogna capire per chi è festa. E perché è così? Perché Juventus-Napoli vale 6 punti tra una settimana. È una partita sulla quale i due allenatori stanno ovviamente già lavorando, stanno già pensando, stanno già riflettendo, stanno già discutendo anche con i rispettivi staff. È ovvio che Juventus-Napoli è una partita da dentro fuori, quasi sicuramente, perché chiaramente se la Juventus dovesse perdere la partita contro il Napoli, diventa difficilissimo per Pirlo mantenere A, la propria panchina, B, quella che è la sua posizione in classifica. È ovvio che se il Napoli riesce a strappar punti all'Allianz, beh, anche il giudizio sullo stesso Gattuso potrebbe in qualche modo essere diverso alla fine di una stagione che vedrà comunque il Napoli separarsi da Gattuso. Ci sono tanti nomi che si fanno, noi onestamente, chi segue questa trasmissione lo sta vedendo, stiamo evitando di fare, di star dietro a tutti questi nomi, di star dietro a tutte queste ipotesi, a tutte queste idee, a tutte queste a questo bailame che si fa. Comunque, il punto è proprio questo, bisogna capire come evidentemente arriveranno le due squadre a queste partite. E il Napoli ci arriva, io non lo facevo esperto di macumbe, no, facevo esperto di ma ci arriverà con Meret tra i pali. Caro Umberto Chiariello, buongiorno. Io ti sento. Si è fatto male Ospina. Ti sento. Io, allora, si è fatto male Ospina, si è fatto pronto? Male. Pronto? Mi senti? Mi senti? Siamo qui. Chiariello. Dai, mettiti bello in postazione che dobbiamo... Mi senti? Sì, io ti sento forte e chiaro. Ecco. Io non ho fatto nessuna macumba, né ho festeggiato, perché Ospina è un professionista che merita rispetto. Però se devo dire che sono scontento che gioca Meret, sarei un bugiardo matricolato. Quindi sei contento che giochi Meret? Che giochi Meret, mi dispiace che non giochi per scelta o merito, ma perché si è fatto male Ospina, anche se è un infortunio di pochissimo rilievo, quindi niente di grave, perché bisogna portare rispetto a Spina, che è un professionista esemplare e sta giocando molto bene e che merita di giocare, quindi non c'è niente da dire su Spina. Io però sono convinto che noi abbiamo un grande talento e speriamo che lo dimostri in queste partite così importanti, non tanto Crotone, che non dovrebbe essere un grande ostacolo, ma a Torino magari potrebbe essere la serata di Meret. Ma è la classica gara trappola, quella che sarà arbitrata da Di Martino, con Abisso al VAR, assistente al VAR Giallatini, Baccini e Berti a fare da assistenti a questa arbitro di Serie B? È una vecchia regola, sempre valida. Alle grandi squadre
si danno gli arbitri giovani in casa e fuori casa si danno gli internazionali, perché per far fare esperienza ai giovani arbitri li si manda sul campo delle grandi, mai delle piccole contro le grandi, perché è così che funziona una squadra. Un arbitro impara ad arbitrare bene quando si trova una delle big contro una delle piccole. Questo tutela un po' le grandi, perché è ovvio che un arbitro inesperto forse soffre un po' la sudditanza della squadra più importante, però è nella logica da sempre delle cose. L'ideale per una squadra è poter avere l'internazionale fuori e il novellino in casa. Allora, andiamo però, a proposito di squadre, di arbitri, di tutti coloro i quali sono in uno stadio, a cercare di dialogare con chi ha ideato un'app che abbiamo menzionato nei giorni scorsi, Mitiga, che ci potrebbe dare la possibilità di tornare, forse, speriamo, nel più breve tempo possibile negli stadi. Questa app è stata ideata, tra gli altri, da Fabio Traini, che è al telefono con noi. Fabio, buongiorno. Buongiorno, grazie per l'invito. Buongiorno. Grazie a te, Fabio, per averlo accettato. Come ci si sente ad essere un uomo della speranza? È una grande responsabilità. Da grandi poteri devi avere una grande responsabilità. No, scherzo. No, ma è una bella cosa. Spider-Man è noto. Esatto, citazione, esatto. Citazione nota. No, diciamo che noi ci abbiamo provato dall'inizio, eravamo convinti che quella fosse la soluzione, perché nasce era stata un'intuizione che il mio collega Daniele è un ingegnere biomedico, lui va tutti i giorni in sala operatoria e nonostante sia vaccinato deve fare il tampone. Quindi se per fare un tampone 48 ore può entrare in sala operatoria, che per definizione è un luogo sterile, ci siamo chiesti perché non con lo stesso principio non potessimo tornare a tifare la nostra squadra di calcio o andare a un concerto. Quindi abbiamo iniziato a lavorare su questa soluzione da novembre, siamo operativi a gennaio, da gennaio, e adesso che si riparla di aperture, insomma, siamo riusciti, insomma, a creare un bel progetto e a proporlo per poter aiutare a ripartire. Umberto. In che consiste questo progetto? Allora, noi Mitiga, la nostra app sostanzialmente è un sistema che si appoggia a una rete sanitaria sul territorio affidabile e parte da un presupposto. Noi, diversamente rispetto al patentino europeo, per cui al patentino vaccinale europeo, per cui discrimina, tra virgolette, chi è vaccinato, perché permette l'accesso a una persona che è vaccinato o meno, noi diamo il go no go alla persona per accedere all'evento, prima di tutto senza dire se questa persona sia vaccinata o meno, ma soprattutto noi basta che vai in farmacia, fai un tampone rapido di terza generazione, che oggi è il gold standard per la rivelazione del virus. Se risulti negativo, sostanzialmente hai un QR code, quel QR code può essere scansionato all'ingresso e ti permette di entrare a qualsiasi evento. Noi non dichiariamo assolutamente se questa persona è vaccinata o negativa a un tampone. Quindi in totale anonimato, con dati totalmente criptati, le persone possono muoversi in libertà e accedere a una serie di eventi, che saranno matrimoni, concerti e speriamo anche partite di calcio. Quindi non è una questione solo calcistica? No, noi siamo presenti in questo momento su diversi tavoli, quello della musica, quello dei locali notturni, quello dei matrimoni, perché in realtà le esigenze sono tantissime in Italia. Quello dello stadio è forse più complesso. Pensa, io ho la mia compagna che diciamo partecipa, no, ai matrimoni, sì, è nel settore del wedding. Ti lascio immaginare come stanno le cose da quelle parti. Infatti noi abbiamo avuto diversi incontri con varie associazioni anche di wedding planners, con i quali stiamo stilando un protocollo ad hoc per ripartire proprio tarato sulla dimensione del matrimonio. In tutta Italia, Toscana, Puglia, ne abbiamo parlato con diverse associazioni e abbiamo un protocollo che è stato sottofirmato anche da diversi virologi. Quindi la nostra forza è l'anonimato e soprattutto il garantino a rete sanitaria sicura, perché non c'è autocertificazione nel nostro sistema. Quindi è la farmacia o il laboratorio che ti fa il tampone e carica sul nostro portale il risultato di quel tampone. Questo fa in modo che nessuno si presenta con materiale cartaceo, certificabile, interpretabile, piuttosto che è tutto certificato da persone che si prendono responsabilità del dato che caricano. Senti, Fabio, vai Umberto, vai. Tampone. E il vaccino?
Stessa cosa, il vaccino ad oggi non c'è ancora un database nazionale dal quale appoggiarsi. Abbiamo chiaramente fatto richiesta per poterci appoggiare al, diciamo, al database nazionale. Nel frattempo, con la certificazione del vaccino, è sempre il responsabile della farmacia o del laboratorio che carica il risultato sulla piattaforma. Quindi noi accettiamo sia il vaccino che il risultato del tampone. Poi il vaccino ti genera un QR code che ti permetterà di avere accesso per un anno in tutti gli eventi. Il QR code invece dura 48 ore, quindi allo scadere delle 48 ore non sei più abilitato all'ingresso. Ah, vabbè, quindi diciamo, io so che per esempio, allora, supponiamo che io voglia andare, facciamo l'esempio, no? Voglio andare a vedere sabato Napoli-Crotone. Supponiamo che la vostra app... Ecco, venerdì vado in farmacia, faccio il tampone. Vai in farmacia, fa il tampone, che non ha costi aggiuntivi, non ha alcun tipo di costo aggiuntivo, fa il tampone rapido di terza generazione. Il farmacista caricherà sul portale Mitica che Fabio Traini è risultato negativo al tampone. Per 48 ore ha un QR code che ti basterà scantonare all'ingresso dello stadio o del concerto o di dove vuoi entrare, e risulterà semplicemente che tu sei in quel momento negativo al virus, ma nessuno saprà se tu sei vaccinato o tamponato. Domenica quel QR code. Una domanda, scusami, giusto per approfondire il tema, ma il farmacista è obbligato a caricarlo su Mitica? Secondo, il ministero riconosce l'applicazione? Allora, noi in questo momento abbiamo sottoposto l'applicazione al CTS, quindi siamo in attesa della conferma per poter entrare in tutti i protocolli. In questo momento facciamo parte del protocollo multisigla, cioè dei locali notturni, che come ripeto dei matrimoni, dei concerti, quindi sono tutti l'approvazione del CTS. Il sistema è identico a quello che è utilizzato in altri paesi, perché a New York hanno riaperto il Madison Square Garden, a Barclay Arena per l'NBA con lo stesso identico principio, hanno fatto un concerto a Barcellona con lo stesso principio. La partita che si è giocata Olanda-Lituania la scorsa settimana è stata fatta con lo stesso principio, quindi quello di controllare all'ingresso le persone, giocare d'anticipo sostanzialmente, mettere un luogo di aggregazione solo persone negative al virus in affiancamento alle attuali misure di contenimento, che significa mascherina e distanziamento ragionevole, ci saranno comunque, mitiga drasticamente il rischio, e da qui nasce il nome Mitiga. Il farmacista non è obbligato, ma noi siamo al tavolo con le associazioni di categoria nazionali per avere una serie di farmacie che sono convenzionate e che saranno abilitate a caricare il risultato. Per chiudere, Fabio, sì. Supponiamo che io venga... Aspetta Marco, vai. C'è una cosa, un passaggio decisivo prima di... Per fare questo, ai fini sportivi, ci vuole un accordo con la FIGC. Che deve prendere per buoni i dati di Mitica e deve mettere nel suo database agli ingressi l'accesso a Mitica, da cui evince la patente, diciamo, del cliente. Sì, l'integrazione con il biglietto d'ingresso, che sia per lo stadio o che sia per un concerto, è già stata fatta. Quindi con lo stesso biglietto si potrà fare la stessa cosa, non ci sarà doppia scansione. Questo serve anche per evitare l'assembramento all'ingresso. Senti, con la FGC, come sapete, stiamo già lavorando, gli abbiamo proposto un progetto che è in fase di costruzione. Però dovete comunque aspettare il CTS? Assolutamente sì. Quindi, quello per tutta Italia, volendo dare una scansione, così nel salutarti Fabio, CTS sì. Dall'ok, la FGC lavora con voi a questo progetto, diciamo che si può pensare di tornare negli stadi. Si può pensare di riaprire anche gli stadi, sì. E che tempi ci sarebbero? Si può pensare anche quello. Allora, il 7 aprile sostanzialmente la UEFA dichiarerà come ci si muoverà con gli europei. Io non credo che il campionato di calcio per il momento sia interessato, ma non ho fonti per potervi confermare o smentire. In questo momento nella FGC abbiamo fatto una proposta di come si può riaprire, ma è il CTS in questo momento che ha in mano le carte e deciderà come riaprire. La mia speranza personale di Fabio Traini, tifoso, eccetera, è che sicuramente gli europei ci torneremo e ai concerti ci torneremo per quest'estate. Quindi, non credo che riusciremo prima. Quindi per ma è una speranza di Fabio Traini. Ecco, vabbè, dai, però comunque già mi sembra un'ottima speranza. Fabio, a me non resta che ringraziarti davvero di cuore. Grazie a voi, buon lavoro, a presto. Bene, grazie a Fabio Traini, ideatore dell'app Mitiga. Insomma, dai! Dai, che forse un po' di luce in fondo al tunnel la vediamo, dai. Devi superare l'ostacolo brusaferro, non è da poco. Mica da ridere. Senti, vogliamo ad andare anche da Guido Vasciago, che così sentiamo un attimo anche il buon Guido. Il privato interviene in luogo del pubblico e fa prima del pubblico, perché il pubblico, come sempre, ci mette i suoi tempi.
un'applicazione del genere è molto vicino al passaporto vaccinale di cui parlavo io per riaprire le attività. Doveva farla lo Stato, arriva un privato. Vabbè, come al solito. Meglio che ci arrivi qualcuno. L'importante è che ci arrivi Scusami, qualcuno mi sa dire che fine ha fatto Immuni? Boh. Qualcuno l'ha vista funzionare? Boh. Tu lo sai? Io non lo so. Non ne ho idea. Veramente non ne ho idea. Lasciamo perdere, va, che è meglio. Lasciamo perdere, che è meglio. Allora facciamo così, dai, andiamo tra un attimo da Guido Paciago. Fermiamoci un attimo, stop and go rapidissimo e poi ripartiamo da Guido. Che riprende quando sono le 13:19. Umberto, prima però di tornare anche dai nostri altri ospiti, spazio subito alle tue considerazioni sul momento del calcio italiano. Lido Nuovo, il punto sul calcio italiano di Umberto Chiariello. Il calcio italiano ha colto una buona notizia, che è quella della qualificazione dell'Under 21 in scioltezza con 4-0 alle finali europee. Certo, la Spagna come al solito ci sopravanza. Ora deve stappare la qualificazione mondiale e non può distrarsi. Questa sera c'è Lituania-Italia con un turnover amplissimo. Mancini intende andare a vincere questa gara che è storica, perché sarebbe la 25esima utile consecutiva, gli consentirebbe di agganciare Lippi della classifica all time dei trainer azzurri, dei CT azzurri, dopo Vittorio Pozzo, 30 gare, c'è Lippi 25 e Mancini 24. Ovviamente auguriamo al Golden Boy, all'ex Golden Boy, al Robby Mancini di poter superare anche Vittorio Pozzo. L'Italia in questo momento è l'unico barlume di speranza della nazione pallonara, la nazionale, perché quello che accade fuori dal nazionale, in campo e fuori dal campo, è veramente qualcosa di incredibile. E di ieri la sentenza della Corte d'Appello, guidata dal giudice Sandulli, a noi tristemente noto per le bacchettate clamorose date al Napoli e poi fattegliele rimangiare dalla Corte di Giustizia del CONI, ieri ha sentenziato che per le fonti del diritto, per un problema di gerarchia delle fonti, la partita Lazio-Torino va disputata. Nessun 3-0 tavolino, perché l'intervento dell'ARM configura l'intervento in autorità superiore. Si poteva svegliare un attimo prima, lo poteva anche capire da solo, visto che è un grande giurista nel caso del Napoli. Ma qui addirittura al Torino bacchetta maggiormente. Perché bacchetta maggiormente? Perché dice che il provvedimento dell'ARM è illegittimo, ma che non ha il potere di poterlo delegittimare, lo può solo criticare. Sandulli dice, ma secondo voi, di fondo, se uno è positivo al Covid, i 10 giorni di quarantena scattano dal giorno dopo o dal giorno della positività? Che senso ha far scattare dal giorno dopo per far sì che la gara non si disputasse? È evidente che il Torino si è trincerato dietro questa scelta indebita, e non ha giocato, ma solo per convenienza. Sandulli stavolta ha totalmente ragione. Il Torino, non il Napoli, si è fatto forza di una discutibilissima disposizione dell'ASL di Torino per non giocare una partita che avrebbe dovuto giocare, perché la quarantena era scaduta. E solo un artificio ha fatto sì che non fosse scaduta. Credo che sia andato avanti. Ovviamente Chiaccio, legale del Torino, dice noi siamo coperti perché abbiamo eseguito le disposizioni. Infatti il problema non è il Torino, è l'ASL. Ma davvero in Italia esiste questa disposizione per cui la quarantena scatta dal giorno dopo? Come dire, tu da domani non esci, però oggi puoi infettare chi vuoi. Io penso che questo sia veramente un paese da burletta, altro che operetta, perché sentire una cosa del genere a me francamente fa venire la pelle d'oca. Perché se penso che le ASL hanno la tutela della salute e interpretano così
le disposizioni sanitarie, io, se fossi il Codacom, adesso sì, farei una denuncia all'ASL di Torino, ma di tipo penale però, perché questa è una disposizione che mette a rischio la salute della gente, altro che calcio. Beh, io mi rendo conto che tu, no, ti senti una persona molto molto influente, molto molto importante, però diciamo che di qui a paragoni che sono un po' blasfemi, no, perché sembra che sei quasi in una grotta a parlare, quindi se riesci ad aggiustarti un attimo per evitare queste sensazioni un po' oltretombesche con la tua voce, sarebbe cosa gradita. Chiariello. I software sono fatti così. I software sono però adesso ti sento forte e chiaro. Capito? Che meraviglia. Vabbè, mi senti? Tu mi senti? Vabbè. Dov'è? Le sette il software e lo devi riparametrare. Oh, vabbè, comunque adesso va tutto bene. Va tutto bene adesso. Allora, Edoardo Chiacchio, avvocato, buongiorno. Buongiorno a voi. Avvocato, io sono tre giorni che sto provando a contattarti, c'hai sempre il telefono occupato. Il problema è uno solo. Incredibile. Il problema è uno solo, che Chiacchio vince sempre, anche quando c'ho tolto. Ho capito, però allora, Edoardo, ti posso regalare una SIM che io sulla quale posso chiamarti e trovo libero, perché tu sei troppo impegnato. Ma no, non sia mai, come farei poi a poter essere preciso con tutti, perché io quando trovo la tua telefonata ti richiamo. Purtroppo effettivamente negli ultimi due giorni, cioè negli ultimi tre giorni, dal giorno in cui c'è stata la discussione dibattimentale per il caso Lazio-Torino, a ieri che è stata notificata la sentenza e pubblicate le motivazioni, ad oggi con i commenti il giorno dopo, devo dire che il mio telefono veramente è stato molto occupato, quindi mi rendo conto, ma pure per me che non sono riuscito a vedere chi vi chiamava. Però sono contento che siamo riusciti a stabilire il contatto. Oh, con te. E allora fammi sentire Umberto Chiariello che cosa vuole dirti. Chiariello. Come al solito tu le vinci tutte, però Sandulli vi ha bacchettato un bel po', eh. Ma io guarda Umberto, anche se quando una squadra vince un rigore al 90esimo anche con un calcio di rigore discusso o contestato dalla controparte, quando ero calciatore godevo di più per la vittoria al 90esimo e non stavo a guardare le lamentele degli avversari, per cui e anche magari le contestazioni all'arbitro o quant'altro. Io di questa vicenda, che so quanto è stata dura, sofferta, perché sono dal 23 febbraio che ci curo giorno e notte tutti gli aspetti di questa vicenda, che ogni cosa è una vicenda sui generis, è una vicenda particolare, siamo in epoca Covid, ogni giorno può succedere qualcosa. Avere di fronte una controparte che è riducibile e che non ti lascia mai tranquillo, nel senso che devi sempre essere attentissimo a parare tutte le mosse, è uno sforzo di grande concentrazione e attenzione, per cui io mi godo il risultato, il resto, credimi, veramente non mi interessa. Poi da parte mia c'è sempre e ci sarà sempre il massimo rispetto per il professore Sandulli, sia le cose vanno bene, vanno male, o che nelle motivazioni ci siano dei passaggi, diciamo, che hanno destato qualche reazione anche pepata da parte dei dirigenti della Lazio, ma tutto questo insomma lascia il tempo che trova, conta solo la decisione.
e tra qualche giorno. No, Umberto, però dammi un secondo, perché chi invece, secondo me, non sarà proprio dolcissimo col professor Sandulli e Paolo De Paola. Professor Paolo, buongiorno. Buongiorno. Hai riconosciuto la voce di Edoardo Chiacchio, c'è Umberto Perillo. Fraternamente. A Paolo, che ci siamo visti nei decenni più volte, tra Napoli e Roma. Ecco. E allora? No, io penso che sono pro Sandulli. Per me Sandulli ha ragione sempre su tutta la linea. Dopodiché il CONI fa in un certo modo. Sandulli può aver esagerato in precedenti sentenze, ipotizzando cose che non poteva ipotizzare, però stavolta ci ritorna parlando di furbizia, parlando di slealtà. Insomma, sono parole importanti nello sport, non è che sono parole di poco conto. Non solo, ma in questa motivazione addirittura invita la procura a intervenire, cosa che non aveva fatto per esempio per Juventus Napoli. Quindi c'è proprio un invito da parte del giudice a fare qualche cosa a livello di procura, quindi di procura federale. Quindi immagino, insomma, che sia più di una bacchettata, sia un qualche cosa che evidentemente non è andato più, anche perché scrive nella motivazione: l'intervento dell'ASL è stato sollecitato dal Torino, quindi non è stato un intervento autonomo, su chiamata. E questo è quello che dice Sandulli. Allora, io devo dare la parola per 45 secondi a un tassativo di informazioni, diciamo, legate al traffico, e poi torno con Umberto Chiariello, Edoardo Chiacchio e Paolo De Paola. Pochi secondi. Umberto Chiariello, ti ascoltano. Edoardo, Paolo, a te la parola. Io voglio tornare su questa vicenda dell'ASL con Edoardo. Premesso che il Torino può essere stato furbo o meno, secondo me sì, ma non conta ai fini della sentenza. Può essere rimbrottato per una mancanza di realtà sportiva, perché ha chiesto un intervento per non giocare, perché non voleva giocare, ma a me questo interessa relativamente. A me quello che interessa di più è capire come può un ASL far decorrere la quarantena dal giorno successivo alla positività. Come si può? Cioè, io penso che ci siano gli estremi per una denuncia penale nei confronti del responsabile dell'ASL di Torino, che ha stabilito questo tipo di quarantena. Ma se devo dare una risposta, io mi attengo sempre ai fatti, naturalmente nei limiti che mi impone il segreto professionale e la deontologia. Posso solo riferire cosa che ho già fatto durante l'udienza dibattimentale, in cui il professor Sandulli ha concesso alle parti, a me e all'avvocato Gentile, di poter esporre in maniera abbastanza ampia le argomentazioni. Io mi sono limitato a leggere il testo della comunicazione dell'ASL. Per il Dipartimento Prevenzione dell'ASL di Torino, tutte le ordinanze in qualsiasi materia emessa, anche quella scolastica, tanto per fare un esempio, hanno con il giorno di emissione del provvedimento la considerazione del giorno zero, viene definito giorno zero. Ma non solo per questa comunicazione o con questo provvedimento che è stato adottato nei confronti del Torino in ambito sportivo, ma per tutti i provvedimenti. Quindi io mi limito semplicemente a riportare il testo del provvedimento della comunicazione dell'ASL, in cui viene definito espressamente che tutti i provvedimenti del computo dei giorni emesso dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Torino considerano il giorno di emissione quale giorno zero, quindi il conteggio e il computo effettuato dal giorno successivo. Poi se per altri provvedimenti si è comportato diversamente io non lo so, ma non penso. È una metodologia, una prassi che evidentemente utilizza il Dipartimento Prevenzione dell'ASL. Quindi i giorni non sono 10, ma diventano 11. Questo proprio per completezza informativa. Quindi se questo è il modo di comportarsi dell'ASL, di considerare il giorno zero il giorno della positività,
vuol dire che i giorni diventano 11. No, il giorno della emissione del provvedimento. Provvedimento si intende l'isolamento domiciliare. L'isolamento fiduciario. I componenti della rosa di vabbè. A me interessa sapere se Paolo De Paola si è arreso e ha capito che l'ASR di Napoli aveva ragione, punto e basta. No, ma sono due vicende differenti, ma non confondiamo. Cioè, qua c'è un provvedimento che anche il giudice Sandulli dice c'è stata una temporalità congrua, cioè nel senso che gli avvenimenti sono assolutamente con l'ASL che ha emesso un comunicato chiaro e in tempi congrui per non poter far partire il Torino. Il giudice Sandulli prende atto di questa cosa. Invece né il giudice Sandulli né il giudice Mastrandrea avevano riconosciuto quelle prime due comunicazioni come un perentorio stop alla squadra e avevano giudicato tardivo quello del giorno della partita in cui il Napoli comunque poteva partire. E qua è tutta qua la differenza, per cui Sandulli e Mastrandrea non hanno accettato quel tipo di motivazione. In questa vicenda invece l'ha accettato perché i tempi sono congrui e la motivazione lo chiarisce, la richiesta è molto chiara da parte dell'ASL. Adesso si deve giudicare un'altra cosa, quello che si è detto appunto con Umberto, però l'avvocato l'ha spiegato chiaramente, quindi c'è una prassi che prevede che il giorno zero è quello della comunicazione e quindi ci arrendiamo. Ma io insisto sempre su un fatto fondamentale per il protocollo. Per il protocollo è fondamentale che ci sia una certa lealtà da parte di tutte le parti in causa, altrimenti questo protocollo, che per me è stato rivoluzionario nel mondo, non nel mondo del calcio, nel mondo, perché ha permesso a una categoria di continuare a lavorare senza, ribadisco, nessuno in sala di rianimazione e nessun morto, almeno tra i giocatori e tutti gli altri che accompagnano la squadra. Quindi mi sembra che sia stata una formula vincente che è stata aggredita da un punto di vista legale, chiamiamo così, diciamo, la vicenda che è venuta al CONI, per cui da quel momento in poi il Torino si è intrufolato, ci sono state altre squadre che si sono intrufolate, chiaramente così si rischia, si può rischiare che in queste ultime giornate possa succedere di tutto, perché alcune squadre hanno giocato anche con 7 positivi e invece altre squadre come il Torino che ha fatto presente la sua situazione con positivi, diciamo, di numero inferiore rispetto ad altre, ha chiesto di non giocare e questa è la differenza, ha chiesto, cioè ha fatto intervenire l'ASL e non ha giocato. Allora io devo fare vai Edoardo, vai, consentite, Paolo è stato preciso, la vicenda Napoli non ha assolutamente nulla a che vedere con la vicenda Torino, sono due dinamiche temporali completamente diverse. Il Napoli veniva al Napoli veniva tacciato anche da entrambe le sentenze dei giudici federali che c'era stato un movimento di interesse nelle ultime 24 ore. Qui il movimento denunciato e le positività erano 8 e non 2 e sono state denunciate dal 23 febbraio. Il punto di discordia è... Edoardo, però perdonami, per movimento di interesse, però per movimento di interesse che cosa intendi? Il movimento di interesse sanitario, l'intervento sanitario alla notizia del Covid. Naturalmente l'ASL si interessa e interviene quando ha la comunicazione del Torino che del 23 febbraio del... Cioè, quindi cerchiamo di semplificare, perché sennò chi ci segue non fa fatica a capire. Da un lato è stato il Napoli a chiedere l'interesse dell'ASL, dall'altro è stata la ASL a dire al Torino guarda che tu non vai da nessuna parte. E questo è quello che ci stai dicendo? No, io poi non conosco la vicenda del Napoli nei minimi dettagli, ho letto le sentenze, diciamo. E voglio dire, parliamo di temporalità dei fatti, questa è la grande differenza. L'ASL di Torino ha manifestato immediato interesse ed ha adottato il provvedimento di isolamento domiciliare già dal 23 febbraio. La gara con la Lazio era programmata per il 2 di marzo. Invece l'interesse di intervento, inteso come intervento dell'ASL di Napoli, si è realizzato secondo il giudice federale nelle ultime 24 ore, invece esatto. Secondo il collegio di garanzia, corretto, già dal giorno precedente.
Allora, io devo salutare per motivi di ordine temporale anche l'ottimo Edoardo Chiacchio, al quale vanno ancora i nostri complimenti. Edoardo, grazie per essere stato con noi e sempre complimenti. Grazie, un carissimo saluto a te, a Umberto e a Paolo e a tutti i radioascoltatori. Le vinci tutte tu, la devi smettere. A te Edoardo, a presto, grazie all'avvocato Edoardo Chiacchio. E allora, lo vedi, Paolo De Paola si arrabbia, ma di per sé poi non riesce ad uscirne dalle situazioni. Paolo, mi dispiace. Ma no, beh, l'ha detto pure l'avvocato, siamo assolutamente allineati. Sono due vicende assolutamente differenti, per ordine temporale di intervento. Cioè la ASL di Torino è arrivata 5 giorni prima della partita, la ASL di Napoli 24 ore nell'arco della stessa giornata per alcuni, cioè per Mastandè e Sandubi. Per il giudice del CONI invece è arrivata 2 giorni prima. Questa è la differenza, è la differenza che sta scritta nelle carte, quindi sono due casi diversi. Però di fondo, in tutte e due le sentenze c'è una condanna formale su un piano di lealtà sportiva che Sandulli emette in tutte e due. Quindi è questa la linearità che c'è stata di Sandulli. Oltretutto, in questa seconda sentenza, invita lui, è un invito che fa il giudice, alla Procura federale a intervenire. Quindi, cioè, è una cosa molto diversa questa, assolutamente, quindi non è che mi rassegno. No, ma è chiaro il tuo pensiero. Voglio chiedere a Umberto Chiarello se ha una domanda da farti su Juventus-Napoli della prossima settimana, o se la vive Chiarello, come la vogliamo far vivere a Paolo De Paolo questa partita? Te ne frega niente, Chiarello, dov'è? Se n'è andato. La partita è quale? Col Crotone? No, quella con la Juve. Ah, immaginavo che ti riferissi al Crotone. Ecco. La partita con la Juve, come vuole viverla? È una partita in tono minore, purtroppo. Negli anni passati ci si giocava uno scudetto a Juve-Napoli, oggi si gioca il quarto posto, non mi pare una bella cosa. Bravissimo, certo. Ha ragione Chiarello. Cioè, no, è assurdo, dai, insomma, che due squadre che dovevano anche all'inizio del campionato, adesso non mi venite a dire che l'obiettivo del Napoli era il quarto posto. Perché è vero che magari nemmeno della Juve, però manco della Juve, assolutamente sono d'accordissimo con te, è una partita in tono minore che vede però sempre accapigliarsi queste due avversarie, cioè c'è sempre comunque un trend sportivo di antipatia che l'accompagnerà sempre questa sfida, non c'è niente da fare, anche se si dovesse giocare e faccio le corna per entrambe per la retrocessione, cioè c'è una cosa, è un antagonismo storico ormai. Paolo, questo ho detto da noi, ma non è la verità. Mi spiego meglio, ci sono tante verità. Ma questa è la verità di chi osserva dal di fuori, nel nostro caso giornalisticamente, io anche da tifoso, specie per i tifosi, ma per Agnelli e De Laurentiis questa partita vale molto di più di quelle dello scudetto. Perché le partite dello scudetto portano titoli. Io non so quanto il campionato italiano sia in vetta ai pensieri di Andrea Agnelli e di Aurelio De Laurentiis. Io penso che nei suoi pensieri ci sia molto di più. Stai facendo due ragionamenti diversi. Io sto dicendo a livello di tifoseria e di ambiente. Sono d'accordo con te, sto facendo una valutazione ulteriore adesso. Sul piano societario c'è un allineamento tra i due presidenti. Aggiungere questo. Tra i due presidenti che fa paura. E che la gente non sa. Sul piano societario c'è un allineamento tra i due presidenti, anche a livello di lega, di battaglie di lega, che la gente non sa. Questo è evidente, c'è una coesione fra i due presidenti, tanto è vero che c'era stato anche uno scambio di favori a Lega, in cui lo stesso Agnelli aveva trascinato De Laurentiis. Quindi al di là della vicenda di quella credine che si era creato Juve-Napoli, c'è un'intesa totale anche sulle strategie business di Lega, business. Sulle strategie future tra Agnelli e De Laurentiis. Questo va detto, è un giusto rilievo questo. Mi pare anche normale, cioè nel senso che hanno la stessa esigenza. Il problema per la Juve è molto più grave. La Juve ha perso
90 milioni, nonostante abbia fatto 166 milioni di plusvalenze, cioè un 25% di tutto il calcio italiano, e non tutte brillanti, belle, pulite, limpide e solari, insomma, alcune belle cicciotte per giocatori che uno dice bah e mi fermo lì. Il Napoli ha applicato questo schema solo Osimhen, ma per il resto le sue plusvalenze sono abbastanza veritiere. Però anche il Napoli ha fatto quasi 100 milioni di plusvalenze, altrimenti ne avrebbe persi 120 senza la Champions, certo, e comunque ne avrebbe persi 40. Ora il problema è questo: la gente dice il Napoli sta bene, ma dove, ma quando? Una società che perde 120 milioni in un anno deve correre ai ripari, per cui i 60 milioni della Champions sono fondamentali, specialmente per la Juve, poi, che non solo fa la figuraccia che vuol fare la Superlega e non riesce a entrare manco in Champions League dopo 9 anni di scudetti, ma per il bilancio, poiché quotata in borsa, sarebbe esiziale addirittura. Sì, solo con una lieve differenza: la comunanza di intenti, diciamo, comunque De Laurentiis i conti li sa fare, seppur per aver perso quest'anno ha accumulato tanto negli anni precedenti. Quello che voglio dire è il passivo e la perdita netta da parte della Juventus invece è abissale rispetto al Napoli. Ma la comunione di intenti dov'è che si trova? Che entrambe chiaramente puntano a questa, diciamo, allargamento della Champions e soprattutto a introitare altri soldi evidentemente da questo piatto forte. E anche per entrambi la media company evidentemente non piace, entrambi hanno votato per DAZN, entrambi hanno disdettato questa media company perché non vogliono intromissioni all'interno della Lega per quanto riguarda determinati affari, perché chiaramente una media company che entra attraverso i fondi si prende il 10% della Lega e comanda, invece vogliono comandare loro. Quindi io ribadisco, c'è un interesse per una società, io devo dirti la verità, la Juventus ha pochi problemi anche attraverso Exor e gli utili che fanno, non c'è problemi se non magari qualche tensione fra i due cugini, perché qualche spiffero mi dice che qualche tensione in questi ultimi anni è maturata, anzi in questi ultimi mesi, pardon. Detto questo, invece, da parte del Napoli è un'altra questione, è una questione, diciamo, che ha un altro approccio economico chiaramente, ma che si sposa invece con le ambizioni smodate che ha De Laurentiis. Con il fatto che il Napoli deve, ma ha ragione, solo che non è che da quel bacino di soldi De Laurentiis cucirà più soldi in futuro. Il bacino di soldi si allarga con lo stadio nuovo, con un settore immobiliare che in qualche modo sia appetibile, con un socio magari importante che possa ritemprare le finanze del Napoli, ed è un altro tipo di ambizione e di progettualità. Paolo, ti devo salutare, ti ringrazio. Un abbraccio a tutti, grazie. Grazie, grazie a Paolo De Paola. E allora, pochi secondi, stop and go e ripartiamo. Oh, allora, questa sera Lituania-Italia, Lorenzo Insigne non dovrebbe giocare dal primo minuto ed è stato eletto MVP, ovvero Most Valuable Player, quindi il miglior giocatore del mese di marzo della Serie A. Umberto Chiariello, tu eri contrario, mi sembra, a questa nomination, giusto? Ride uno dei miei due figlioli alle 14 ti faccio incavolare, tra 12 minuti ti faccio incavolare di brutto, ti faccio incazzare oggi in un modo, non hai idea, oggi ti faccio arrabbiare. Non ci puoi riuscire, no, anche oggi, se fai Beetlejuice, lo spiritello oggi, porcello, oggi ti faccio arrabbiare brutto. Il titolo del film di Tim Burton che ti si attaglia perfettamente. Beetlejuice, vabbè. Allora, io ti do alle 13:49, scoccate in questo istante, di mercoledì 31 marzo, una notizia in anteprima mondiale, ma non te la do io, te la dà il nostro amico Alessandro Austini del Tempo. Alessandro, buongiorno. Buongiorno Marco, buongiorno Umberto, un saluto a tutti e ben ritrovati. Allora, Sarri va al... Non va al Napoli. Sarri non va al Napoli. Non va al Napoli, dai, non mi spingo oltre, perché Sarri potrebbe venire alla Roma, ma è tutto da vedere se questo accadrà. Però le ultime notizie che mi sono arrivate, piuttosto fondate, delle quali sicuramente potete sapere molto e in certi casi anche molto più di me,
il Napoli avrebbe abbandonato, De Laurentiis avrebbe abbandonato quest'idea, o forse Sarri non ha accolto l'idea del presidente di riprenderlo. Però da quello che il calciomercato racconta in queste ore, il Napoli starebbe scegliendo tra Juric italiano e il tecnico dell'Ill come Galtier. Terza ipotesi. Galtier. Sì. Poi sapete come funzionano le cose nel calcio, tutto può sempre cambiare fino all'ultimo, per carità, sono delle proiezioni. Ad oggi i tre candidati sarebbero questi e non ci sarebbe più Maurizio Sarri, al quale De Laurentiis ha ripensato, si sono parlati, non si erano lasciati benissimo, ma credo che insomma Sarri abbia conservato un ricordo giustamente straordinario di Napoli, di quel Napoli, e magari un pensierino ce lo può pure aver fatto, però sembrerebbe tramontata questa ipotesi, è qui che quindi aumentano le chance della Roma. Che quindi non prende Allegri? La Roma sceglierà. Ma io credo che Allegri rappresenti un qualcosa di forse più grande delle possibilità della Roma di questo momento? Non lo so, io credo che Allegri giustamente si è messo. Però c'è qualcosa che non mi quadra. Qual è? Vai. Quello che hai detto tu finalmente per me rappresenta la vera verità. Nel senso che in questo momento non c'è una verità assoluta perché sono tutte ipotesi, ma lo stesso De Laurentiis è in una fase di ipotesi, non è, sta valutando, sta vagliando, non ha ancora scelto, quindi può anche cambiare idea o in corso d'opera qualche cosa che va per storto, eccetera. Quindi premesso che non c'è una vera verità. Però tu hai detto, secondo me, la cosa più corretta che c'era da dire, che è questa. Sarri era difficilissimo che tornasse, sia per i rapporti tra i due, sia perché vuole la conferma di Giuntoli che De Laurentiis non intende portare avanti, sia perché probabilmente stavolta Sarri non dirà più io del mercato non me ne occupo, sia perché soprattutto c'è un ostacolo elevatissimo che si chiama Osimhen, cioè l'allenatore nuovo deve essere uno che come primo obiettivo deve valorizzare Osimhen, che è il più grande investimento dell'era De Laurentiis e della storia del Napoli. Quindi le piste portano a tre nomi e solo tre. Galtier è veramente una pista perché è l'ex allenatore di Osimhen e sta facendo benissimo in Francia. Italiano è la vera pista, quella molto probabile, perché è il nuovo Sarri, cioè sarebbe nella testa di De Laurentiis di ripetere l'operazione Sarri che dall'Empoli tutto bellezza e salvezza diventò poi l'allenatore del Napoli, e lo Spezia tutto bellezza e salvezza d'italiano con un gioco molto simile potrebbe essere il nuovo Sarri. E Juric, perché Juric è quello che valorizza gli uomini, tu gli svendi la squadra e quello ti fa meglio dell'anno prima. Però c'è un sistema di gioco diverso, però si parla che si porta dietro due o tre uomini, Barak, Zaccagni, Di Marco, chissà Faraoni, e insomma ha già conosciuto Achmani. A te risulta tutto questo? A me risulta che nell'unica volta in cui ho parlato con De Laurentiis si è espresso parole di stima per Italiano e Juric, e non erano gli unici per i quali espresse parole di stima, devo dire la verità. Ma sono due che secondo me a pelle, non ho elementi, ma a pelle mi sa che rientrano nelle sue attenzioni forti. Quindi il Napoli, che lui, che il nostro amico ci dica che sono questi tre gli uomini attenzionati, per usare un neologismo orrendo, da De Laurentiis, io credo che sia la cosa più corretta che ho sentito negli ultimi quindi, tempi. Quindi... quello che non mi torna. Sì. Però il fatto che Allegri della situazione di oggi, stiamo parlando ad oggi, poi domani cambia tutto, attenzione, il mercato è fatto così. Purtroppo la gente è stupida, molta, non tutta, perché ci sono persone intelligentissime all'ascolto, ci sono molti stupidi che dicono, poi viene fatta questa mia dichiarazione riportata da un sito, tra sei mesi qualcuno me la sbatte in faccia e mi ride appresso senza rendersi conto che noi stiamo parlando. Colpa di Alessandro Austin, non ti preoccupa proprio, le spalle mie sono più larghe delle tue, attaccare me è uno sport molto più praticato, quindi non ti preoccupare proprio. Vabbè, a Napoli, a Roma quindi è più attaccato Alessandro, voglio dire. Sì, ma a Roma di quello che dice lui sul Napoli non gliene frega niente a nessuno, capito? Quindi
Per cui queste dichiarazioni diventeranno mie, io verrò attaccato fra 6 mesi quando sarà tutto diverso. Ma noi dobbiamo parlare contestualizzando ad oggi. Domani tutto può cambiare. Quello che non mi torna però, e qua ti chiedo, Allegri è andato da Caressa Sky e ha detto pubblicamente che lui a giugno torna in panchina. Sarri ha dichiarato che vuole tornare ad allenare. L'unico che tace è Spalletti, che in questo momento secondo me lo hanno ricoverato per un tacco di vite per la serie su Totti che hanno messo in onda, per cui se palla se magna mozzichi anche un rinoceronte. Vai con la domanda. Allora scusami, se Allegri dice che torna e all'estero sta pill non ce l'ha, perché se no l'avrebbero già preso i grandi club, e se non torna alla Roma va alla Juve? Non ci sono altre strade? Alessandro, a me o Juve, ha... Napoli non lo prende, il Napoli non lo prende, o Roma o Juve, allora dove sta scritto, dove sta sta cosa che lui torna ad allenare? Per dirlo vuol dire che c'è già un accordo. Allora, a me risulta che lui stia aspettando proprio di capire che cosa succede alla Juventus, e non escluderei del tutto che lui stia anche aspettando di vedere cosa succede all'Inter, dove Antonio Conte, se non ci fosse stato il contratto da 12 milioni di euro per altri 2 anni, alla fine della scorsa stagione, con la delusione dell'Europa League, il secondo posto in campionato, il suo fastidio per una gestione complicata, Antonio Conte avrebbe salutato l'Inter. Questa è la realtà. Non ne poteva più, perché è un tipo che conoscete benissimo, molto particolare. Quindi Conte che festeggia lo scudetto e nel frattempo magari si rende conto che la società in una fase di passaggio in cui potrebbe essere ceduta, e quindi non c'è la tranquillità, la serenità, la solidità per poter magari rinforzare ulteriormente l'Inter e puntare a una Champions più dignitosa di quella che hanno fatto in questi anni, potrebbe anche decidere di finire lì, anche se io non vedo Conte e non vedo nessun allenatore così disposto a lasciare 12 milioni di euro che rimangono per un altro anno di contratto sul tavolo. Allegri sta temporeggiando. Tu dici che non verrà al Napoli e ti credo, perché insomma siete super informati su quello che accade lì, però mi risulta che De Laurentiis con Allegri ci abbia parlato in passato. Quindi parlato, è Allegri che non Allegri vuole venire. No, Allegri ha detto di no. A me non risulta che Allegri ha detto di no. Allegri ha detto di no adesso. Poi vediamo. No. A gennaio aveva già detto di no. Era per gennaio, non era per giugno. Era un no per gennaio. Oh, ha detto di no. Vabbè. Aspetta, parlo italiano. Detto di no. Vediamo. Contattato, ha detto di no. Poi quello che è accaduto dopo gennaio non lo so. Ecco. Ma fino a gennaio Allegri non era una pista. I contatti con Branchini sono ancora vivi. I contatti con Branchini, agente di Allegri, sono ancora vivi. A gennaio lui non voleva, non per fare il traghettatore. No. Lo so, non capire. A Napoli. L'ho capito. Quindi lui non vedeva il Napoli nei suoi piani. Vabbè. Alessandro, io ti devo salutare, ti ringrazio. Grazie a voi. A presto, vediamo che cosa accade. Grazie Alessandro Austini del Tempo, Claudione De Vito. Eccoci qua, non litigate però. Se non ci appiccichiamo, ci annoiamo. Se non litighiamo, scherzi. Toglici l'appiccicata, a me Chiarello è finita. Ecco, non esiste. Appunto. Va bene, ragazzi. Allora, tra poco pomeriggio da Supereroi, ovviamente sempre più vicini a Ternana Velino, appuntamento di un certo rilievo, spessore e in termini di avversario, la capolista, ma soprattutto in termini di classifica, perché l'Avellino deve mettere al sicuro, deve blindare il secondo posto dalla minaccia resta tale Bari, ma comunque anche Catanzaro, con le avversarie che devono mettersi in qualche modo il cuore in pace. A seguire ci sarà la gara con il Bari, conta però andare cercare di fare risultato in casa della capolista. Ne parleremo con Simone Puleo, ex difensore biancoverde, direttore sportivo del settore giovanile del Benevento attualmente, e uno che di playoff se ne intende, visto che stiamo anche affrontando il tema playoff, come arrivarci da un punto di vista fisico, mentale, atletico, ma ovviamente anche con i mezzi tecnici che l'Avellino di Piero Braia ha a disposizione, con delle assenze a Terni, il tecnico biancoverde. Aspettiamo l'esito dei benedetti
tamponi di verifica per De Francesco, Carriero, Iennesimi e Bernardotto, che in giornata dovrebbe dare i propri esiti, e quindi staremo a vedere cosa accadrà. Vi racconteremo tanto altro nel corso della nostra ora insieme. A tra poco al pomeriggio da Supereroi. Ciao ragazzi. Grazie, grazie Claudio. E allora, pochi secondi, ripartiamo da Lorenzo Insigne, miglior calciatore del mese di marzo della Serie A, e anche da una provocazione bella tosta che verrà fatta ad Umberto Chiariello. A tra poco. Oh, eccoci qui. Chiariello, dov'è? Dov'è Umberto Chiariello? Dov'è? Sono qua, che oh, vuoi? C'è Alessandro Montano e c'è soprattutto uno dei, come dire, dei capofila del pensiero culturale di questa trasmissione, ovvero Massimiliano Gallo. Buongiorno Max. Buongiorno, buongiorno, grazie per la presentazione. Buongiorno. Doverosa, doverosa. Allora, caro Massimiliano, io e te, ma problemi tuoi, dopo che io farò questa affermazione, ci sentiamo di fatto tutti i giorni anche per confrontarci, no, su quelli che sono i grandi temi del calcio italiano, e devo essere sincero, ho la fortuna di parlare con te non solo di calcio. Umbè, pensate a come sta messo male Massimiliano Gallo, che parla con me quasi tutti i giorni. Pensate, povero Massimiliano. Detto questo, stamattina... È quasi peggio che sopportare Gattuso. detto questo, stamattina, ultimo uomo, devo essere sincero, è l'ottimo Alessandro Montano che mi ha... Rivista 11, che mi ha sottolineato l'articolo. Leggo questo articolo su Insigne, leggo la firma. Massimiliano Gallo. Ti chiamo, dico, oh Max, complimenti, bel pezzo. E tu mi dici una frase. Da quel punto nasce la necessità di portarti in diretta. Puoi dire al padre putativo di Lorenzo Insigne, ovvero il signor, anzi il dottor Umberto Chiariello, qual è la frase incriminata così da farti linciare in pubblica piazza? Prego Gallo. La frase è che la mia previsione è che Lorenzo Insigne agli europei al massimo alla seconda partita finisce in panchina. Perché? Ah, perché? Perché i nostri calciatori realmente europei che abbiamo sono Chiesa, sono Kim, Barella, in parte anche Immobile, e Zaniolo. E l'altro tema che vorrei lanciare è che adesso visto che è stato anche eletto miglior giocatore della Serie A di marzo, esatto, a questo che improvvisamente è diventato sempre stato un buon giocatore, un ottimo giocatore a secondo i punti di vista, ma adesso è il cardine della nazionale e il cardine del Napoli. Tutto questo va visto come un declino del Napoli e della nazionale, o è cresciuto Insigne? La mia risposta, insomma, allora premesso che non sono d'accordo. Aspetta, qual è nemmeno la tua risposta? No, qual è la tua risposta? Che è un segnale del declino della nazionale, cioè che quando la nazionale va agli europei con Insigne miglior giocatore, cioè non è Gigi Riva, non è Cannavaro, è un segnale secondo me di un declino. Allora, premesso che io non sono d'accordo nemmeno con una virgola di quello che ha detto Massimiliano, ma che combatterò fino alla morte perché Massimiliano possa esprimere le sue idee, la parola va per una doverosa replica ad Umberto Chiariello. Ma io non devo replicare niente, sbeffeggerò il signor Gallo quando Insigne farà un grande europeo. Qui ha fatto una previsione e le previsioni si applaude se uno le azzecca e si sbeffeggiano se uno le sbaglia. Io non mi lancerei una previsione del genere che Insigne finisca in panchina. Cioè qua il problema è se fa male la nazionale italiana o se fa bene, perché in questo momento c'è troppo entusiasmo forse per una forte nazionale, ma non ancora fortissima. Dobbiamo ancora capire i limiti di questa nazionale. Detto questo però, che Insigne sia da anni il miglior talento dell'Italia calcistica può essere visto come un segno di decadimento, e visto quello che facciamo in Europa potrebbe sembrare, ma è una sciocchezza, perché in Europa ci vanno i club e i club sono pieni di 10 undicesimi, se non 11 undicesimi o 8, 9 undicesimi di stranieri.
semplicemente abbiamo stranieri meno forti, allenatori meno bravi perché i migliori non stanno in Italia, mentalità di gioco sbagliata e taglia atletica inferiore. Io ho capito dove vuole arrivare Massimiliano quando lui mi parla di Barella eccetera. Lui mi dice: i giocatori più europei italiani sono quelli con la taglia atletica migliore. Dimentica che la Spagna ha vinto con giocatori che di taglia atletica europea ne avevano un cicinetto semplicemente, e che la tecnica a volte prevale sulla taglia atletica. La storia del calcio italiano è piena di queste persone. E io ricordo sempre che noi avevamo Mazzola che aveva due spallette piccole piccole così, secco secco, Rivera che poteva fare l'impiegato di banca fisicamente eccetera, e abbiamo fatto tremare il mondo con europei, mondiali e quant'altro. Quindi è una previsione, vediamo se la azzecca. Io mi auguro di no, ovviamente, da italiano e da tifoso del Napoli, di Insigne. Sulla seconda questione, Insigne è sicuramente maturato e questo fa sì che è diventato un giocatore importantissimo. Ma se Mancini gli dà la 10, se Sacchi dice è il declino del calcio italiano, è il declino del calcio italiano. Ma quale declino, se abbiamo delle nazionali che fanno faville? Il calcio italiano è in declino per gli stranieri, non per i calciatori italiani, anzi semmai ne impiega troppo pochi. Il declino del calcio italiano è in declino per presidenti sciocchi e calciatori stranieri in quantità industriale che tarpano le ali ai nostri talenti. Fai caso che le nostre giovanili, fino ad arrivare all'under 20 e all'under 21, sono fortissime, entrano sempre tra le prime quattro o giù di lì. Quando poi però vai a fare un'analisi, scopri che la nazionale di Balotelli incontra la nazionale di Neuer, esordiente all'epoca dell'under 21, Schalke 04, neanche Bayern Monaco. La nazionale di Balotelli domina tutta la partita, Neuer dimostra subito di diventare il grande portiere che diventerà, facendo miracoli e sbarrando la porta, un gol di un terzino tedesco dopo 8 minuti dall'1-0 alla Germania. La Germania fa un catenaccio che se l'avesse fatto l'Italia ci saremmo vergognati per 12 anni, vince l'Europeo under 21, però poi succede che di quella nazionale italiana nella nazionale maggiore travasano in 3. La nazionale tedesca, la nazionale maggiore travasano in 8 e diventano campioni del mondo. Allora lì c'è qualcosa che non funziona. È il fatto che noi i giovani li buttiamo. E Insigne invece è quello che ce l'ha fatta e che ora a 30 anni ha fatto anche il salto di qualità. Per cui queste affermazioni al signor Gallo gliele farò annozzare nella gola perché mi dovrà pagare per un mese la colazione quando Insigne farà un grande europeo. Ma Max, ci stai? Un mese la colazione a Chiariello? Immagino che sia una spesa importante, ma comunque ci sono. Ma comunque ci sono. Immagino che sia una spesa accettato di accettato un mutuo, signori, è fatta. Però io dico, voglio dire anche un'altra cosa. Secondo me attorno alla nazionale c'è un eccessivo entusiasmo. Perché se noi analizziamo i calciatori nelle nazionali, nella Germania, nella stessa Inghilterra, Francia, Spagna, Portogallo, Belgio, sono delle nazionali decisamente più forti dell'Italia. E questo va visto anche, insomma, noi abbiamo i calciatori che giocano in Champions League, che sono anche in Champions League, ne abbiamo pochi, ne abbiamo i tre del Paris Saint Germain, che sono Florenzi, Mertazzi e Moise Kean, e poi un altro è Giorgino, e poi quello del Chelsea, Emerson Palmieri, che però non gioca mai nel Chelsea. No. Praticamente quest'anno ha giocato pochissimo. Quindi io credo che la nazionale italiana, il limite, cioè l'obiettivo è arrivare nei quarti di finale. Tutto ciò che fa dai quarti di finale in poi, per me è quasi un'impresa. Vabbè. Perché insomma c'è un entusiasmo immotivato. Poi per quanto riguarda Insigne, insomma, secondo me oggi Chiesa gli è superiore, Zaniolo gli è superiore, Moise Kean gli è superiore, Immobile gli è superiore. Poi Insigne è un ottimo giocatore o un buon giocatore a seconda dei punti di vista, certamente ha fatto una lusinghiera carriera, però insomma io sono tra quelli che non è che è un fiore che non è sbocciato, è sbocciato, ha dei momenti, ha dei picchi molto alti,
ma poi ha anche dei down. Va bene, sono tante persone che firmerebbero per la carriera. Vuoi darci, darci il nome di qualche allenatore del Napoli per salutarti, visto che si legge un po' di tutto? Ti piace qualcuno? Non lo so. Guarda, Castori della Salernitana, per esempio. No, a me non dispiacerebbe. Il mio preferito è Spalletti, poi c'è Simone Inzaghi. Poi c'è Simone. Ma questi sono i miei due. Io ce l'ho con Insigne. Sta diventando peggio di Giannicelli. Cioè lui vuole Spalletti che è notoriamente il killer dei capitani. Gallo come Giannicelli. Il paragone, allora, immagino Spalletti... ti inorgoglisca. Allora Spalletti lo voglio anche per le conferenze stampa, perché secondo me in sala stampa... Ah, su questo ho capito, perché tu stai guardando i cavoli Spalletti. Tuoi, perché con Spalletti ci cambiamo 22 anni. Ah, mamma. Ma datemi, allora posso dire, questa è la prima cosa che condividiamo da quando sei entrato in diretta. Datemi, adesso è ricoverato, eh. Datemi Spalletti. Datemi. Adesso è ricoverato, eh. Vabbè, datemi Luciano Spalletti. C'è il fegato appottato. Con le crocette. Vabbè. Gallo, io ti saluto, ti abbraccio e ti ringrazio. Grazie a Massimiliano Gallo. Ma lo sai che sono le 2:13? Io ho una voglia insana di pizza. Tu cosa mangeresti in questo momento? La pizza tu me la puoi far mangiare a colazione, a pranzo. Mamma, c'ho una voglia di pizza, ciò che è una cosa. Cioè, io sulla pizza, la pizza per me va bene sempre. Anzi, la mattina quando ti svegli, la pizza fredda. Di frigo del giorno prima. Vabbè, mettila appena, un attimo nel microonde. Appunto, appena perché io odio le cose al microonde. Appena giusto così, ma è strepitosa, bella ammazzaruta, bella. Ah, oh, che piace. Bello. Sono contento che condividi, perché c'è un amico che mi ha mandato una foto della pizza che sta pranzando. È un bastardo. Che spero possa avere dei problemi di deglutizione. Ma ti della permetti pizza di chiamare così i tuoi amici? Ve lo lascia perdere. Lo sa che a quest'ora uno c'ha fame e manda le foto delle pizze. La margherita di 1,5 metri. Ah, santi numi. Vabbè, andiamo avanti che è meglio. Andiamo avanti che è meglio. Report dell'allenamento del Napoli di oggi. E allora, Rachmani e Petagna hanno svolto l'intera seduta con il gruppo, mentre Demme ha fatto allenamento differenziato e piscina. Ospina ha fatto lavoro personalizzato in campo e ha fatto terapie. Diamo subito il nostro buon pomeriggio, tutti in piedi, perché c'è Dino Zoff. Buongiorno Zoff, eccoci. Buongiorno a voi. E allora, noi siamo sugli attenti. Umberto, tu sei sugli attenti. Chiarello, dimmi di sì. Io sto con l'inno nazionale addirittura. Ecco, io sto con l'inno nazionale. Comodi. Vabbè. No, io voglio solo sapere una cosa dal grandissimo Dino, che è l'unico juventino amato a Napoli, ed è quanto dire. Quando si è sentito in colpa quel giorno che Altafini fece gol agli ultimi minuti e batteste il Napoli di Vinicio e lei fece una parata sul suo grande amico Antonio Giuliano, che diede lo scudetto alla Juve, lei che era stato 5 anni a Napoli e che lo scudetto l'aveva sfiorato a San Siro. Beh, che dispiacere provò, purtroppo no. Dentro di sé. È vero, sì. No, certo, mi spiaceva per il Napoli, però d'altra parte io giocavo anch'io per il campionato, quindi con la Juventus, perciò... sa perché mi viene in mente la storia di Obdulio Varela, il capitano dell'Uruguay del 50, raccontata da grandi scrittori sudamericani, da Soriano. Raccontava che lui, dopo il Maracanazo, la famosa vittoria del 50 in Brasile, la sera si calcò per sulla testa, entrò in un bar brasiliano e assistette a tutto il dolore del Brasile. Lui, che aveva vinto la capitale mondiale in quel momento, si dispiacque tanto. Umberto, dobbiamo un attimino rimodulare il collegamento con te, lo facciamo immediatamente. Io approfitto per chiedere a Dino Zoff di questa nazionale invece. Ovviamente Zoff, 24 risultati utili consecutivi, o ad un risultato utile per eguagliare Marcello Lippi, ma che fa Roberto Mancini? I miracoli? Ma no, adesso miracoli direi di no, sta facendo ottime cose, senza dubbio.
Insomma, perché al di là di questo record è importante, certo, però insomma diventa più importante questo record poi si riesce a fare delle cose importanti magari nei tornei finali. Comunque direi che i numeri sono numeri, io ho sempre vissuto di numeri, di conseguenza vuol dire che le cose stanno andando bene, grande merito di Mancini, e quindi direi con molta fiducia anche per le possibili europei, senza dubbio. Quindi lei è fiducioso per il cammino dell'Italia all'europeo? Sì, sì, sono molto fiducioso. Io credo che noi non, insomma, dalle squadre che vedo in Europa non mi sembrano che abbiano qualcosa o molto più di noi, anzi, direi che ce la possiamo giocare con tutte quasi. Prima abbiamo ospitato un collega napoletano, Massimiliano Gallo, che faceva una riflessione e diceva: beh, però se la 10 dell'Italia è sulle spalle di Lorenzo Insigne, vuol dire che il calcio italiano si va ridimensionando, perché lui non ritiene Lorenzo Insigne in quel gota di calciatori anche di stampo europeo tali da poter far fare all'Italia un salto di qualità. Lei come la vede, Zoff? Ah, la vedo semplicemente, vediamo dove arriviamo. Se questo salto di qualità si fa, vuol dire che anche Insigne è arrivato in quel misura che gli spetta, però certamente la nazionale e il nazionale si dovrà fare delle grandi cose. Umberto, prego, a te la parola. Mi piace questa nazionale di Mancini per il tipo di gioco che esprime? L'ultima bella nazionale che abbiamo visto è stata quella di Prandelli e prima la sua, che è arrivata a un minuto dal titolo. Beh, no, io posso dire che insomma la squadra gioca bene e poi dopo i risultati, guarda, io sono semplice nelle cose, nello sport, dovrebbero essere anche tanti altri. La squadra che vince gioca bene, non è possibile giocare male e vincere, sì, puoi fare una, due partite, ma la lunga vuol dire che sfrutti al meglio la tua squadra, e se vinci vuol dire che giochi al meglio delle possibilità degli uomini che hai. Non ci sono santi, e qua sento di dire che sono squadre che giocano bene, magari fanno 10 partite senza vincere o senza pareggiare, mi sembra un non senso questo. Certo, gioco bisogna che sia frutto anche di risultato, se no insomma è un bello a se stesso, come quando giochi a biliardo, fai una bella bocciata, esatto. E la palla passa in mezzo al castello senza prendere, e ti dici bello, 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 e l'altro dice segna bello, capì? Ovviamente insomma il risultato esprime, naturalmente alla lunga una partita o due puoi giocare male, bene, e il risultato può andare come vuole, però alla lunga in un campionato insomma la squadra che vince è la più forte, gioca il calcio per vincere. E quindi l'Inter sta meritando di vincere il campionato? Ma non merita, io dico la classifica rappresenta la forza delle squadre, poi dite quello che volete, merita o non merita, la classifica è il risultato di quello che hai fatto, non ci sono santi, non è che una merita arriva quarta. Diciamo, ci sono tanti modi per vincere, non esiste il modulo unico, ognuno può vincere secondo la strada che ritiene di fare, l'importante è essere produttivo. Ma certo, l'allenatore importante è quello che riesce a far giocare la squadra con le qualità della rosa che ha, e non pretende di giocare in un modo che magari non è in condizione, quindi tu gira e rigira,
La vittoria è l'espressione della forza di una squadra. Non ci sono santi, però... non state lì, è molto, molto giornalistico tutto quello. Quella gioca bene, 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 non vince. Che cazzo se gioca? Dire che non gioca bene. Io non posso non fare una domanda che mi tocca. Lei ha attraversato la nostra vita per tanti e tanti anni, ha giocato tantissimi anni e ha avuto la fortuna, l'avventura di incontrare forse, o anche senza forse, i più grandi calciatori della storia, tranne Maradona li ha presi quasi tutti, insomma. No, anche Maradona, come no, aspita, al Mondiale 82 ha giocato contro Maradona, altro che, no, parlavo in campionato, in campionato no, ma insomma, al Mondiale altro che. E di tutti gli attaccanti che si è trovato davanti dagli anni 60 agli anni 80, ce n'era uno che temeva più degli altri? Io personalmente da ex portierino e spettatore trovavo letale il brutto anatroccolo Gerd Müller. Per me era pazzesco, ogni palla che toccava erano due gol quasi, e non era il più forte di tutti. Era uno che sfruttava, certamente. Io ho giocato contro Riva, che era la massima espressione del goleador naturalmente in Italia. Poi ce n'era anche Pulici, che giocando due volte in casa, siccome giocava nel Torino, e nei due derby lui aveva sempre il pubblico che si lo trasformava. Poi certamente i Cruyff e tanti altri. Quindi era Pulici un po' la sua bestia nera. Ma bestia nera no, è che avevo la sfortuna, di giocare due volte sul campo suo, in sostanza, a Torino. E lui in casa si trasformava, faceva delle cose straordinarie. Fuori casa non molto. Senta, Zoff, per curiosità, lei è titolare nella seconda parata più bella della storia, perché per tutti la parata più bella della storia è quella di Gordon Banks, che lei stimava moltissimo, ha sempre detto che Pelé era un grandissimo portiere. La parata su Pelé, Banks, è famosissima. La sua parata su Oscar viene subito dopo, ma nella sua carriera, se doveste ricordare una parata oltre quella su Oscar, qual è quella a cui è più affezionato? No, uno è affezionato dall'importanza anche di quella parata. È una parata che è fine a se stessa, però non produce, insomma, la parata dei mondiali era importante, decisiva, difficoltosa per come era disposto gli attaccanti davanti, non c'era possibilità di respingerla, ma dovevi tenerla, non andare dentro alla linea. E quindi direi che le condizioni erano veramente, il quoziente di difficoltà era notevole. Poi magari spettacolarmente ne ho fatte una con Napoli su un colpo di testa di Ferrante, molto bella, su Giuliano in quella partita che abbiamo parlato prima. Però insomma l'importanza è quella dei mondiali, certamente. Beh, gli hanno dedicato un francobollo, il grande Guttuso le ha dedicato il francobollo, le mani sulla coppa, credo che sia la più bella soddisfazione della sua carriera, credo, oltre che lo scopone con Pertini. Beh, lì ho perso, però ho fatto perdere il presidente. Senta, Zoff, per chiudere le faccio una domanda: la Juventus ha sbagliato a prendere Pirlo? Ma no, non credo. La Juventus è una squadra abbastanza nuova, con giovani forti, interessanti, e quindi, e poi viene da 9 scudetti vinti, insomma, il successivo è sempre quello più difficoltoso, e quindi direi che insomma non è ancora tagliata fuori, però certo, insomma, l'Inter credo che abbia grandi possibilità questa volta. Benissimo, Zoff, a noi non resta che ringraziarla davvero di cuore per essere stato con noi. A presto, risentirci.
Va bene, grazie. Grazie, a voi, grazie, Zoffa, grazie, 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 grande. Dino Zoff, allora stop and go rapidissimo e poi torniamo sul tema economico del Napoli, anche perché Umberto deve specificare alcune cose perché sennò poi diventa complesso. Avremo un grande economista con noi, restate lì che facciamo i conti al Napoli. Rieccoci, rieccoci qui. Insomma, a me un sacco di gente, poi quelli che non contattano te, contattano me per conto, dice, ma perché Chiariello ha lanciato l'allarme sul Napoli, sui conti del Napoli? Ti vuoi mettere addosso l'essere un profeta di sventura? A me c'è chi mi ha detto, ma perché Chiariello ha detto che il Napoli fallisce? Ho detto, guardate, non ha detto questo. Mica hai detto che il Napoli fallisce. Ma perché mi si deve pronunciare una cosa del genere? No, però a me c'è chi mi ha detto, ma io stavo sentendo, non ma ho... La gente può dire quello che vuole, ma io che posso fare? Ma posso mai bloccare il passaparola e tutte le imbecillità che ne conseguono? Ma io che potere ne ho? Io posso solo fare delle analisi, poi c'è chi le capisce e chi non le capisce, c'è chi le distorce e col passaparola diventano tutt'altro. Io ho solo spiegato la vera situazione del Napoli. Allora, se qualcuno la vuole capire, la capisce. Allora, facciamo così. Se sono ignoranti e non sono capaci di capire, io non ci posso fare niente. Adesso proviamo a tornare sul tema dando il buon pomeriggio a Fabrizio Vettosi, economista. Ciao Fabrizio, eccoci qui, che torna a trovarci. Buon pomeriggio a tutti, un saluto. E ciao, ciao Marco, ciao Umberto. Con la pazienza, ciao, che chiedo ad entrambi di 30 secondi perché ho un rapido stop and go e poi riparto da voi. Oh, allora, Umberto Chiariello, vuoi subito intavolare l'argomento? Vuoi fare una domanda a Fabrizio Vettosi? Vuoi ricapitolare in 15, che siano 15 secondi la tua idea? Dimmi tu. 15 secondi sti cavoli. Ti ringrazio per aver usato un'espressione. Buongiorno, buonasera, abbiamo finito. Qui il discorso è bello complesso e va visto da tre punti di vista: un punto di vista patrimoniale, un punto di vista finanziario e un punto di vista economico. Da un punto di vista patrimoniale, che come si insegna sui banchi di scuola va visto come un film nell'arco temporale degli anni, il Napoli è una società molto virtuosa. E ringraziando a Dio, quello che tutti hanno definito a Napoli, o quasi tutti, il pappone, è stato semplicemente un grande gestore di risorse, un lungimirante imprenditore che ha saputo creare, diciamo così, impropriamente, un ombrello, un tesoretto di salvataggio per il Napoli, perché avendo accantonato a riserva indivisibile tutti gli utili prodotti negli anni, ha creato un patrimonio netto di 120 e passa milioni ad oggi, al 2020. Questo ha fatto sì che il Napoli, che si è indebitato nel corso dei 15 anni per soli 80 milioni, ha una patrimonialità molto positiva, perché ha 126 milioni di riserve di patrimonio netto e 80 milioni di debiti. È una delle pochissime società che può guardare da questo punto di vista con tranquillità al futuro, perché solo l'Atalanta e l'Udinese hanno una patrimonialità di questo tipo. Le altre sono pazzescamente indebitate, più di tutte il Milan, la Roma, non ne parliamo proprio, l'Inter e la Juventus stanno con la canna del gas. Da un punto di vista finanziario il Napoli è la migliore di tutte, perché non anticipa soldi in banca, non paga interessi passivi, non ha quindi un problema di ripagare le fatture non pagate dai clienti, non ha problemi da questo punto di vista se non di cash flow, perché è venuta meno l'entrata anticipata degli abbonamenti e dei tifosi allo stadio. Però, dati questi due indicatori molto positivi, dire che il Napoli è florido, sta bene e può investire è una cretinata clamorosa. Okay, a posto. Allora, e spiego perché Napoli ha perso gli introiti allo stadio e con minori sponsor 120 milioni coperti solo con 4 plusvalenze e ha perso 20 milioni. Se il Napoli prosegue a non entrare in Champions e mantenendo questo monte ingaggio e questo livello di spese, quasi 300 milioni, il Napoli in 3 anni si mangia il tesoretto del patrimonio e va pure lui in affanno e difficoltà, motivo per cui De Laurentiis deve invertire la rotta di corsa, perché non può ogni anno produrre 100 milioni di plusvalenze e non può perdere più di 100 milioni all'anno. Quindi la situazione non è affatto facile, contrariamente a tutti quelli che cantano vittorie, siamo gli unici che possono spendere. Non è vero niente. Vettosi, prego.
Potrei anche andarmene, perché Umberto ha fatto un'analisi che sicuramente, diciamo, io non la saprei fare meglio dal punto di vista tecnico sportivo, mettendomi dall'altra parte. Lui ha fatto un'analisi meglio di come la potrei fare io, perché l'ha sintetizzata molto bene. Il Napoli era un'azienda che per fortuna c'ha a capo due persone, non dico una, due, che hanno fortemente il senso dei numeri, anche Belli. Quando uno dei due, Chiavelli e De Laurentiis, anche quando uno dei due ogni tanto può avere momenti di passione che fanno perdere questa bussola, c'è sempre, diciamo, il backup, la riserva dell'altro che riporta la barra del timone sulla giusta rotta. Per cui il Napoli, cerco di essere sintetico anche io, il Napoli una volta era un'azienda che faceva plusvalenze per capacità, sicuramente lo fa ancora, ma prima le faceva per guadagnare, oggi le fa per sostanzialmente tenere il bilancio in equilibrio, se ci riesce. Quindi il Napoli ha avuto un'inversione di rotta dal punto di vista economico estremamente rilevante. Siccome, come correttamente dice Umberto, le aziende stanno in piedi nel medio termine per i risultati economici e non per la cassa o per il patrimonio, quello è un dato che va guardato in qualunque analisi di impresa, solo sul breve termine, ma non sul lungo, o peggio ancora nel calcio medio, che significa nel calcio medio a due anni termine, è una cosa molto importante, perché il Napoli, a prescindere dalla plusvalenza, come dice Umberto, se non sono 120 sono 100 milioni di euro. L'anno scorso il Napoli ha avuto circa 40 milioni di euro di risultato positivo operativo con 80 milioni di euro di plusvalenza. Se voi togliete gli 80 milioni di euro, l'anno scorso il Napoli ha perso 40 milioni. Se ci togliete quest'anno la Champions, questo è il bilancio Napoli 2018-2019, mentre noi stiamo adesso 19. Parlando 2019-2020. Per cui se ci togliete la Champions, 60 circa più i 43 di l'anno scorso di teorica perdita, diciamo senza le plusvalenze, andiamo ad oltre 100. È ovvio che il Napoli può anche assorbire dal punto di vista patrimoniale una perdita di 100 milioni, perché ha un patrimonio che supera ampiamente 100 milioni e si avvicina ai 150, ma non lo potrà fare per esempio per due anni di seguito. Ergo, tutto si traduce poi in tecnica, perché un'azienda di calcio ha una dinamica che si basa su produrre uno spettacolo attraverso degli investimenti che sono i calciatori e attraverso degli stipendi che sono pagati agli stessi calciatori in quanto lavoratori dipendenti. È uno staff tecnico, non fa certamente né biscotti né patatine né cioccolato, quindi dobbiamo scendere poi dal punto di vista tecnico, che è l'altra medaglia, la parte industriale del business, no? Che si traduce in numeri. Ergo il Napoli necessariamente avrà bisogno di un ridimensionamento dal punto di vista tecnico e di conseguenza anche delle ambizioni, se mai siano state ambizioni quelle di vincere un campionato. Perché giusto spiegare alle persone che ogni tanto sento anche nelle vostre trasmissioni, che sono non per piaceria tra le migliori qualitativamente, ogni tanto sento qualcuno che parla di Allegri, ogni tanto sento qualcuno che parla di Fonseca, ogni tanto sento qualcuno come che quasi fosse una necessità quella di vincere uno scudetto. Qui parliamo di un'industria, di un'economia e di un business che, lo ripetiamo fino alla noia, è il tredicesimo business dell'industria nazionale, dell'economia nazionale. Quindi il Napoli ha una necessità di traguardarsi alla Champions League, non di vincere lo scudetto, se vogliamo parlare di impresa, se no altrimenti parliamo del torneo del bar. Per cui il Napoli deve stare stabilmente in questo periodo in quel range. È fondamentale, è vitale. Quindi è molto importante quindi sottolineare che Napoli ha la necessità di ridimensionare. Diciamo una cosa, Fabrizio, cerchiamo di usare delle immagini che la gente capisce. De Laurentiis, al quale si è sempre detto che non interessava vincere, si dice una sciocchezza clamorosa, perché è come uno che ha messo il motore al massimo regime di giri, cioè lui ha speso il massimo possibile al punto da avere uno squilibrio tra costi e ricavi tipici. Dopodiché non è riuscito a vincere, un po' per lo scudetto famoso del 2018, che è inutile che ne parliamo, un po' perché Ancelotti lo ha tradito da questo punto di vista nelle aspettative, le cose non sono andate come lui ha sperato, non ha
venduto, non ha fatto plusvalenze su gente come Hamsik all'epoca, Yusai, Koulibaly, Zielinski e compagnia bella, oggi si ritrova che deve cambiare motore e prendere un motore un po' più piccolo. Non è detto che non sia potente, però, perché se tu togli un Koulibaly appagato che non ti dà più quello di 3 anni fa e vai a prendere un Senesi che ti gioca alla grande, magari vai pure meglio, oggi ti sembra di andare peggio, ma comunque deve ridimensionarsi, questo è poco ma sicuro. Io sono d'accordissimo con te, io penso tra l'altro che il ridimensionamento nel calcio, soprattutto professionistico, non contano i capitali, conta l'organizzazione. E Juventus Docet ci hanno fatto una testa come un pallone, i giornalisti sportivi che si tentano a parlare di economia aziendale facendoci lezioni che la Juventus aveva lo stadio, che era un modello di business unico, che era un modello manageriale unico. La Juventus è un totale fallimento manageriale, un totale fallimento del modello di business. Il Napoli ha dimostrato assolutamente il contrario, che nel calcio italiano il modello di business più corretto è proprio quello del Napoli. Quindi il dover ora ridimensionarsi per necessità... Forse no, il modello più corretto è quello dell'Atalanta in assoluto. No, il modello però partiamo da due... Io conosco molto bene, per Cassi conosco molto bene l'Atalanta, anzi ho avuto l'onore di rappresentare in Lega all'epoca quando le due leghe erano unite, la Serie B per conto proprio di Ruggeri e di Aliberti all'epoca, per cui già c'era Zingonia e già ho avuto modo di visitare Zingonia all'epoca. L'Atalanta è sicuramente un modello vincente, ma secondo me più assimilabile a quello dell'Udinese e a quello del Napoli, solo per il fatto che l'area di mercato, l'utenza, il marchio, la riconoscibilità, la tradizione fanno sì che il Napoli si traguardi più verso la Roma, verso la Lazio. Sono modelli non compatibili, diciamo così, diciamo che sono modelli questo, non compatibili, però sono d'accordo con a livello te di top club, il Napoli è il migliore, è il migliore assolutamente. Quindi il Napoli oggi, il suo ridimensionamento, l'avere, per me veramente rimango allibito quando sento i nomi di Allegri, di questi soggetti che poi sono gestori sostanzialmente di grandi patrimoni con un prevalente diciamo aspetto mediatico, ma non, a mio avviso è una mia visione, non hanno la preparazione e la volontà di studio, sono cavalli ingrassati, non hanno la volontà di studio che ha un De Zerbi, di innovare, che può avere, non lo so, finalmente il nome giusto, un D'Angelo del Pisa, finalmente il nome giusto, Roberto Dionisi De Zerbi, dell'Empoli, italiano dello Spezia. Ma io mi fermerei a De Zerbi, io mi fermerei a De Zerbi. Io ne ho parlato anche in un viaggio in aereo qualche anno fa, dissi a De Laurentiis che io avrei preso De Zerbi e non Mancini. Ma lo vedi che Vettusi capisce di calcio a differenza tua, Umberto? No, Umberto ne capisce. Umberto ma ne no, capisce, ma dai, Fabri, voglio... ma dai, ma lascia stare, ma no, non è così. Tu pensa che Vettusi è avversario del professor Guido Clemente di San Luca? E già questo gli dà tutta la nostra stima. No, Guido, ma Guido in campo grida come un pazzo, fammi sentire, Fabri. Ma Guido grida più Gattuso o più Guido? Guarda, io ci sono pochi allenatori che da calciatore con cui ogni tanto litigo in campo. Io litigo con Guido perché Guido veramente fa venire mal di testa pure agli avversari, però dobbiamo riconoscere una grande passione, quindi è una specie di Carletto Mazzone dell'intersociale. Il Carletto Mazzone dell'intersociale, straordinario. Però dobbiamo riconoscergli una grande cultura, questo è indubbio, una grande passione per il calcio, e questo è già meritevole. E soprattutto la mia stima per il Napoli, Fabri, questo gli vogliamo un gran bene. E quindi voglio dire la insomma tu sei per un progetto nuovo, a te intriga l'italiano, la De Zerbi. Ma io sarei contentissimo di vedere anche un altro allenatore, per esempio che Juric, che io ho avuto modo di conoscere a Genova e che è una persona che studia molto, è una persona estremamente concreta, è uno degli innovatori del 3-4-2-1, del 3-4-1-2, cioè un innovatore, un grande innovatore. Lui e Gasperini hanno innovato il modulo di gioco con la difesa a 3, sono stati dei grandissimi innovatori. E addirittura che oggi Conte copia loro, e non viceversa, per cui sarei contentissimo io. Bene così, Fabrizio, grazie per essere stato con noi, un abbraccio.
a voi, grazie ciao, a voi. Ciao, abbiamo ciao. Chiarito che il Napoli non sta fallendo e che non siamo. Abbiamo chiarito. Pochi secondi, dai, ripartiamo. Oh, allora, come sempre, Umberto, ti chiedo di stare nei tempi. Già abbiamo detto tante cose. Edito Napoli. L'Edito Napoli. Il punto sul Napoli di Umberto Chiariello. Napoli che adesso deve guardare alle prossime due sfide, quella con la Sampdoria un po' più lontana, con visione strabica. Diciamo la teoria della doppia verità, una col Crotone e una con la Juventus. È evidente che ci sono dei piccoli problemi di giocatori reduci nazionali. Ospina salta, purtroppo si è rotto un dito, si è fatto male un dito. Demme ha avuto un problemino, Mertens pure, per fortuna stavolta Osimhen torna con la gloria del gol fatto, Koulibaly ci aveva fatto tremare ma non era niente, insomma bene o male abbiamo assorbito il colpo, non è ancora finita ma siamo per addirittura d'arrivo delle nazionali. Cosa fare Gattuso? Chiaramente a turnover col ampio turnover, dando spazio a chi è rimasto a Napoli e chi non ha problemi fisici, e mettere tutti i pezzi da 90 contro la Juventus, facendo tornare in campo Lozano, che dovrà giocare perlomeno una buona mezz'ora col Crotone per rifare la gamba, e dovrà risparmiare Mertens dando spazio a Osimhen. Ma a Torino tutti insieme appassionatamente Lozano, Zielinski, Insigne e Mertens con Koulibaly e Meretti in porta dovranno guidare l'assalto alla Champions, perché quella è la madre di tutte le battaglie, passa da lì. Potrebbe bastare un pareggio con due vittorie con Crotone e Sampdoria prima del dittico Inter-Lazio decisivo? Magari sì, perché poi con la Juve si è in vantaggio se si pareggia a Torino, si mantiene il distacco e si fa poi sulla corsa lunga, si vedrà chi prevarrà. Io lo ripeto, punto a punto con la Juve non mi fa paura, perché la Juve non è solo campo, è tanto altro. E non perché parlo di cose distorte, perché ha l'abitudine alle battaglie di quel tipo, al potere, al favorino che gli arriva sempre, insomma sappiamo come funziona il sistema Juve. Quindi speriamo che l'Atalanta e il Milan si distraggano, frenino, perché se la lotta si allarga allora il Napoli ce la può fare. Testa a testa con la Juve, se non si vince a Torino diventa difficile, e vincere a Torino, ricordiamocelo, una vittoria e 8 sconfitte allo Stadium è un'impresa. Gattuso ci vuole lasciare con un'impresa, ben venga. Per introdurre il nostro prossimo ospite ti do una notizia. Il primo vaccino Covid-19 per animali al mondo è stato registrato in Russia ed è già disponibile online per l'ordine. Carlo Tarallo, buongiorno. Cioè ti sta dicendo che devi usare questo vaccino? Io ho usato solo una notizia. Giordano, che... Ho usato... No, io allora secondo me è sospetto che l'abbia detto. Io sono preoccupato. Io ho sentito le minacce, sono arrivate delle minacce a Carlo Tarallo. Lo so. Ma forse questo vaccino lo volevi dare ai cavalli di Tarallo? Ai forse. Cavalli di Tarallo. Tarallo, sei interessato? No, secondo me che li vuole dare ai capretti che ci stanno per mangiare. Senti una cosa, ma che è sto fatto che tu fai una diretta con il buon Gallo e dopo ti minacciano? E perché ti hanno minacciato? Ma non è che è stato Massimiliano a mandare qualcuno per minacciare? Non è che lui c'ha un po' di giannizzeri in giro? È una storia tristissima, che io solo davanti all'autorevolezza, alla compassione, alla saggezza ispirata dal direttore di Aniello, mi sono deciso a raccontarlo. Racconta. In realtà io ho uno stalker da tanti anni. Uno stalker? Un ragazzo biondino con la barbettina che abita in Piemonte, che è innamorato di me. Ma che stai dicendo? Vive questa passione che è frenabile, conserva messaggi. Ma c'è una spinta anche, diciamo, sessuale nei tuoi confronti? Guarda, ma io questo, voglio dire,
non l'ho mai potuto appurare per mia fortuna. Ecco. Però certo è che questa passione di questa persona si era sopita. Si era sopita. E poi rivedendomi in diretta è riesplosa. E quindi io, insomma, anche per un atto di carità cristiana nei suoi confronti, ho deciso di astenermi dalle dirette, perché insomma il ragazzo non sarà guarito da questa. Quindi tu è un atto di generosità che stai facendo? Ma sì, perché poi perché insomma fa soffrire un'anima in pena. Ho capito, quindi tu sei fai strage di cuori, possiamo dirlo? Purtroppo anche troppo, a quanto pare. Chiariello, tu ti potresti mai innamorare di Carlo Tarallo? Ma tu fossi scemo. Ma io so cosa faccio. Insomma, non c'è solo Quagliarella che c'ha lo stalker, a quanto capisco. Carlo Tarallo che ha subito minacce. Ma io non direi, in che mondo viviamo? Tarallo, parliamo da altro. Ma mi vuoi dire il nome del prossimo allenatore del Napoli? Tu lo sai? Chi è? Io credo che al 90% sarà Salvi. Ma come? E non è una mia convinzione così, insomma, anche perché poi non è che sono particolarmente entusiasta di questo ritorno. L'unica cosa che mi dicevano ieri ambienti molto vicini a Salvi, appunto, è che lui avrebbe posto come condizione quella della permanenza di Giuntoli. L'unica condizione. E questo non credo che a De Laurentiis faccia piacere. Però insomma si sta andando in quella direzione, i tentativi con Gattuso ci sono stati di avvicinamento al mega Gattuso si è promesso alla Fiorentina, anche perché insomma ha parlato direttamente con Commisso, col quale condivide anche le origini calabresi, e quindi insomma al momento dovrebbe essere visto, anche se comunque non è che De Laurentiis ha preso una decisione, il direttore lo sa meglio di noi, glielo dice sempre, insomma lui non è che sia ben convinto di cosa fare l'anno prossimo, dipende pure dal piazzamento e tutto, però al momento credo che sarà Salvi, insomma. Tra l'altro è una bella furbata da parte di De Laurentiis, perché questa sarebbe una grande arma di distrazione di massa, un'arma di distrazione di massa, a parlare più dell'allenatore, di questo ritorno con tutte le ricadute che ha, i tifosi, i sentimentali, sociali e cose varie, e quindi lui 4-4 potrebbe vendere intanto i pezzi pregiati. Ma dimmi un'altra cosa, ma sta battaglia per i diritti TV, e c'è team dietro, e c'è una serie di interessi incredibili, si dice che sarà il calcio a cablare l'Italia, ma è così? Ma guarda, questa è allora sicuramente Tim è il regista di questa operazione. Tra l'altro c'è anche il diciamo così, c'è la mano in qualche modo di Vivendi, no? Di Bolloré, questo grande finanziere francese che poi è anche in Mediaset, infatti noi stiamo cominciando a leggere della possibilità che Mediaset si inserisca in questa partita. Certo, per Sky è una batosta terribile. Questa è una batosta, perché stavolta io non credo che si andrà a un accordo. Le regole europee sono anche molto più rigide. È un cambio epocale, una rivoluzione epocale. Loro cercano di spingere l'Italia a cablarsi usando il calcio. Non so se ci riusciranno, devo essere sincero, perché in alcune zone poi ci sono anche proprio ritardi strutturali, le infrastrutture non permettono in tutte le zone d'Italia di avere una vita perfetta, però sembra proprio che si avvia a questa rivoluzione, sì. Umberto, che cosa vogliamo chiedere in ultima analisi a Carlo Tarallo? Gli vuoi chiedere che ha mangiato oggi? Che gli vuoi chiedere? Io voglio solo dire che come tutte le evoluzioni, rivoluzione, sono sempre osteggiate e invise perché si ha sempre paura del nuovo. Però tu sei stato da subito favorevole,
molto. Siamo passati dall'analogico al digitale, dal digitale al satellite, e ogni volta ma dove andiamo, che facciamo, diciamo, adesso si passa ad internet, allo streaming, che apre delle potenzialità enormi e abbassa i costi notevolmente, cosa che non è chiara a tutti. Il problema non è il campionato, è la Champions, perché per vedere la Champions bisogna fare più abbonamenti. Ma se uno rinuncia alla Champions e si guarda la partita in chiaro che fa Mediaset, una a turno, che si gioca una settimana, non ha problemi, si fa solo il campionato su DAZN. Una Smart TV oggi non si nega a nessuno, costa 4 spiccioli proprio, e ce l'hanno ormai quasi tutti. Quindi è come tu accendi la televisione, vai su Sky e ti vedi la partita, e così accendi la televisione, vai su DAZN e ti vedi la partita, punto. Spendi di meno e hai meno problemi. I salotti televisivi ci saranno sempre, quindi ditemi voi dov'è il detrimento. Anzi, c'è un vantaggio, che questo spingerà, uno, l'indotto, a il privato, a cablare l'Italia. Come abbiamo visto con l'applicazione mitica, non ci ha pensato lo Stato, ci hanno pensato i privati a tirar fuori l'uovo di Colombo. Così sarà per il cablaggio della penisola. Sarà Tim a spingere come un dannato per cablare la penisola, e lo farà, perché a questo punto arriverà nelle case, perché la gente dice: mio figlio non riesce a collegarsi per la DAD, e chi se ne frega, ma io devo vedere la partita, sono un cazzo, e quindi devo avere il collegamento, punto. Quindi a questo punto noi avremo la fibra che arriverà dappertutto, avremo meno costi per il esatto. campionato, e una buonissima qualità, perché DAZN si sta attrezzando con Tim per dare una qualità pari o pressoché pari a quella di Sky. A me non quindi, resta di che sì. C'è un solo fatto, che te lo porti appresso, il cellulare, lo smartphone, il tablet, sì, e quindi sì, la partita sì. te la vedi dove dopo vuoi tu e come vuoi tu. Carlo Tarallo, ti vogliamo un sacco di bene. Un abbraccio, a presto. Ma è bello che vogliono spedire il direttore sul satellite. Il direttore sul satellite, sarebbe straordinario, ne parliamo la prossima volta. Tarallo, grazie, ti vogliamo grazie. Bene. Ciao. Sarà lunga, tu hai capito a me. Grazie ad Umberto Chiariello, ciao Umbi, a domani. Attimo. Grazie, grazie ad Umberto Chiarello, grazie ad Alessandro Montano per il supporto, grazie a voi per la solita pazienza e passione che avete riservato nei nostri confronti. Ci ritroviamo puntuali domani alle 13 per una nuova edizione di Punto Nuovo Sport Show. Grazie.